Ciao ragazzi, buona domenica a tutti e grazie per essere qui, presenti alla 103esima diretta streaming oggi domenica 6 giugno 2021. Vedo che siete già tanti nella chat: Emanuele, Ilaria, Pasquale, Ben, Anna, Teresa, Bruno, Massimo, Marco, Valentina, Emilio, Marcello, Sergio, Luis, Barbara. Grazie ragazzi, oggi è una bella giornata e sembra che l'estate sia veramente alle porte, anche se il clima ha fatto un po' up and down, come si dice, almeno qui a Boiano dove c'è un microclima maledetto. Passiamo dal cappotto alla manica corta in breve tempo. E dunque ragazzi, aspettiamo un po', vediamo un po' se la connessione si stabilizza. Qualcun altro che si sta connettendo, ecco Costabile, Davide, Francesco. Bene, ragazzi, grazie mille davvero. Innanzitutto, a proposito di grazie davvero, ringrazio ancora tutti per la fiducia e per il successo della campagna Kickstarter. Qualche breve aggiornamento. C'è stato un piccolissimo intoppo per quanto riguarda il disco, oltre alla pratica SIAE che insomma è stata lunga, però insomma nel corso di questa settimana aggiusterò tutto e quindi insomma dovremo andare avanti. Comunque stiamo ancora aspettando, nel mentre aspettiamo i bollini SIAE, eccetera, eccetera, insomma, sapete che va un po' per le lunghe. Per farvi capire un po' quanto, come si dice, quanto puntigliosa sia la SIAE. Pensate che ho dovuto fare una dichiarazione sulla morte del mio maestro, questo per farvi capire, insomma, ero pronto a mandare una fotografia della lapide, veramente. Comunque, è andato tutto a posto, insomma, solamente i tempi sono un po', sapete, giorni lavorativi, bla 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 bla, quando ci vorrebbero veramente, immagino, 2 secondi per stampare, per prendere 200 bollini. Comunque, vabbè. Anche il libro, diciamo, sembrano ogni volta che sono al lavoro con il grafico, cerchiamo di trovare tutti quanti i possibili refusi, gli errori, oltre a qualche insomma imprecisione nell'indice analitico che ci ha portato via ancora qualche giorno. È davvero il caso di dire che scrivere un libro non ci vuole niente, ma metterlo a posto nei dettagli e nelle piccole cose è veramente un'impresa. È stata comunque un'esperienza bellissima questa insomma, dell'aver debuttato, diciamo così, nell'editoria musicale. Per me è stata un'esperienza, ho imparato tante cose anche a fianco di un grafico molto bravo e niente, io non so quante volte l'ho detto, ma non vedo l'ora di avere il libro qui con me e soprattutto di farlo arrivare a voi e di sapere che cosa ne pensate. Comunque, insomma, salvo qualche altra piccola cazzatella, dovrei essere in grado di inviare finalmente, e dico finalmente, il PDF, la bozza definitiva tra domani e dopodomani. Ok, questo per quanto riguarda, insomma, il libro. Ecco anche Francesco, Davide, Marcello, Domenico, Giorgio, Lucio, Felipe, Irina, Fabio, Jean-Claude, Roberto, Antonella, Dario e Marco. Grazie a tutti per essere qui. Dunque, vi ricordo ragazzi che questa è una diretta su YouTube, ma seguitemi anche sul mio Instagram Flavio Sala Guitar, sulla mia pagina Facebook Flavio Sala Chitarrista e iscrivetevi alla mia email list dove riceverete, chi non è iscritto ovviamente, potete farlo sul mio sito web flaviosala.com, chi si iscrive gratuitamente
per rimanere in contatto, riceverà la password e l'accesso a questa pagina dove io aggiorno tutti quanti in ordine gli streaming che abbiamo fatto fino adesso, tutti, 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 la tecnica, gli studi, eccetera, eccetera. Dunque, oggi prima di passare, salute. Ecco anche Salvatore e Ferdinando. Ciao e grazie per essere qui. E prima di passare al preludio di Johann Sebastian Bach, 998, uno dei brani, beh, Bach insomma, non ci sono parole per descrivere Bach, volevo farvi appassionare alla lettura di questo magnifico libro che il mio caro striminzito amico Ben mi ha regalato quando abbiamo fatto quello scambio con la mia discografia. E ti ringrazio Ben perché è un libro persino più bello di quanto potessi immaginare. E volevo così leggervi qualche cosina, è un librone, vedete, è un bel, ecco, questo è il segno, insomma, è un bel mattone. Però si fa leggere, insomma, si legge velocemente, è pieno zeppo di note, di cose. E qual è la particolarità di questo libro? Che, se non sbaglio, l'avevo visto in una libreria, a Trieste l'anno scorso. E quando ho letto Memorie della vita di Giovanni Sebastiano Bach, scritte da lui medesimo, ovviamente sono rimasto wow, ho detto è tipo un'autobiografia. Poi, leggendo fortunatamente in italiano, quindi potete acquistarlo, c'è anche un disco dell'autore che è organista in allegato. Leggendo poi la presentazione di Sandro Cappelletto, dice: l'autore sceglie la strada di far parlare il cantor in prima persona, organizzando il racconto lungo 33 stazioni. Quindi, che significa? Ovviamente non è un'autobiografia, però è tutto documentato ed è scritta come se fosse Bach a raccontare la vita, la sua vita. Questo fa sì che veramente sembra che Bach stia parlando al lettore. Dice Bach, mentre attende con ansia l'operazione agli occhi, racconta ad Anna Magdalena e ad alcuni dei figli la propria vita partendo dalla nascita. Quindi lui racconta tutta la sua vita mentre aspetta questa operazione agli occhi. Ecco, ogni riga è documentata grazie ad un lavoro di verifica e riscontro condotto incrociando le fonti disponibili, che consente di ripercorrere l'intreccio delle relazioni personali e professionali di Bach, a cominciare dalla vastità del clan familiare e dalle asprezze del vivere che da orfano così presto ha conosciuto. Prima di incontrarne altre, capaci perfino di fargli conoscere il carcere, colpevole di insubordinazione rispetto ad un ordine sociale che prevedeva per i musicisti, nella migliore delle ipotesi, il ruolo subordinato. Senza reintegro, senza indennità, ma con la possibilità di vedersi inflitte anche pene corporali. Ecco, questo è il trattamento che la mediocrità ampollosa e presuntuosa della burocrazia mi ha sempre inflitto ed infliggerà a tanti futuri musicisti, dice Bach. È un racconto veramente appassionato, è un libro magnifico, veramente un libro magnifico che chi è appassionato, chi ha questo amore per Bach come io ce l'ho, e chi vuole capire di più non solo della sua musica, ma della sua vita, della sua personalità, racconta questo libro che Bach era un tipo incazzoso, che addirittura fu preso a bastonate da alcuni alunni che lo aspettarono fuori dalla chiesa dove lui era maestro di organo, racconta delle vicissitudini incredibili, oltre al fatto che Bach si lamentava di aver fatto il tappabuchi, di essere stato passato in avanti da tanti mediocri musicisti, di aver perso posti importanti perché
nonostante la sua bravura, nonostante, insomma, tante cose che mi fanno quasi pensare che veramente il mondo non sia cambiato per nulla. È veramente un lavoro bellissimo. Memorie, Antonella mi chiede, memorie della vita di Giovanni Sebastiano Bach scritte da lui medesime, da lui medesimo. Eccolo, questa è la copertina, ve la faccio vedere perché se vi capita di comprarlo, è un libro che costa insomma 46-47 euro, quindi insomma, però li vale tutti, ragazzi. Ma ci sono alcuni passi così che brevemente voglio leggervi. Bach prende le distanze da chi lo ammiri come matematico ed erudito, proclamando sempre di aver ricercato come fine la rappresentazione musicale dei sentimenti, tramite una solida dottrina non ancorata necessariamente ai trattati teorici che egli non esita a perfezionare in nome della ricerca espressiva. Nulla dell'opera di Bach denota un atteggiamento di superiorità verso la musica del suo passato. Al contrario, Bach ne assume le motivazioni, i temi e i procedimenti, come in particolare è verificabile nei riguardi di Frescobaldi, musicista che è stato invece da lui assunto a modello insuperato, come viene specificato documentariamente in questa ideale autobiografia. Pensate, ragazzi, Bach stravedeva per Girolamo Frescobaldi, a cui attribuiva la perfezione del contrappunto. Quindi, insomma, io come italiano mi sento orgoglioso di questo. Il tragico parto a Weimar di Maria Barbara, sua moglie, dei due gemellini Johann Christoph e Maria Sofia, il maschietto morto subito e la femminuccia circa un mese dopo, mentre Bach quello stesso giorno era impegnato nell'esecuzione della cantata a Weinfels, fu un grande dolore che spinse il cantor alla composizione del grande Tombeau, ovvero della Fantasia in Sol minore, BWV 542, rieseguita ad Amburgo in ricordo della scomparsa qualche mese prima, scusate, qualche mese prima della moglie, anche in quella circostanza da sola. Narra molti, molti dolori. Bach è un uomo, ragazzi, che ha sofferto tantissimo e veramente ci sono stati dei passi in cui mi sono talmente emozionato fino alle lacrime, perché oltre al fatto che è scritto benissimo e che sembra davvero che Bach ti stia raccontando la sua vita qui, diciamo, è incredibile quello che si scopre leggendo questo libro. La mia famiglia da generazioni vive con e per la musica, al punto che il nostro nome, Bach, è divenuto sinonimo di musicista, anche se esiste una diversa accezione del nome, che è Ruscello. Sono rimasto orfano assai presto, all'età di 9 anni, ma ricordo ancora la mia cara madre dal dolce nome di Lammerhirt e il mio riverito padre, Johann Ambrosius, che frequentemente le persone confondevano con il suo gemello, lo zio Johann Christoph. La loro quasi assoluta uguaglianza fisica talora metteva in difficoltà anche i parenti prossimi e persino le rispettive mogli, ovvero la mia dolce madre e la mia cara zia, in quanto oltre al sommo affetto che legava i due fratelli, essi erano assolutamente simili sia nel modo di esprimersi e muoversi, che nel suonare e nell'interpretazione della musica. Avevano in comune anche la malattia e si spensero a relativamente poca distanza di tempo l'uno dall'altro. L'amore familiare era del resto una qualità comune alla schiatta dei Bach, che usavano ritrovarsi di tanto in tanto festosamente a banchettare e fare musica, improvvisando anche su testi di carattere assai divertente e libero. Poi parla di suo padre, la cui competenza musicale e l'alto profilo artistico
vennero ben presto riconosciuti con privilegi e concessioni che permettevano l'integrazione economica necessaria per il mantenimento di una famiglia. Una di queste fu l'autorizzazione alla produzione di birra, esonerata in certa misura dalle imposte di fabbricazione che il Duca concesse grazie all'intervento positivo del Consiglio Municipale. Erano anche produttori di birra. Bellissima questa cosa. Questa forse troppo e lunga minuziosa premessa era a mio avviso importante per inquadrare l'amore precoce per la professione musicale ed il conseguente apprendimento che sviluppai fin dai primi anni di vita. Ricordo ancora con emozione le esecuzioni dall'alto della torre municipale alle quali il mio compianto padre mi faceva assistere, trattenendosi con me dopo l'esecuzione per indicarmi gli edifici più importanti della città. Abbracciavo con la vista, che a differenza di adesso era allora perfettamente funzionante, tutta Eisenach e le tre colline, il castello della Wartburg, dove mio padre, con commossa religiosità, mi informava che il reverendo Lutero aveva tradotto nel nostro idioma in 10 mesi, nel 1521, il Nuovo Testamento. Della mia prima fanciullezza ho ricordi molto vaghi. Tuttavia, come ho già accennato, conservo una vivida memoria delle esecuzioni di corali dirette dal mio venerato padre dall'alto della torre municipale di Eisenach. Avevo appena 6 anni compiuti quando morì mio fratello Johann Balthasar. Di questo lutto ho pieno ricordo e vedo ancora la tristezza dei miei amati genitori, ma in particolare mi colpì la vista delle fredde spoglie mortali di Johann Balthasar, che il mio caro padre mi fece salutare con un bacio sulla gelida fronte prima che fosse portato alla sepoltura. I miei primi insegnamenti musicali, quelli che fin dalla fanciullezza venivano impartiti ai giovanissimi membri della grande famiglia Bach come sigillo di continuità del nostro mestiere, ho memoria di averli appresi innanzitutto dal mio riverito padre e quindi, in riferimento all'organo, dal mio cugino di secondo grado, Johann Christoph. A lui debbo soprattutto i primi insegnamenti per la tastiera. È grazie a lui che la passione dell'organo ha dominato tutta la mia vita. Fu lui che mi fece entrare nelle viscere di questa grande macchina, facendomene scoprire i segreti costruttivi che tanto mi furono utili in seguito. La morte, questa tremenda, dolorosa amica dell'esistenza umana, a partire dal 1691, irruppe inesorabile nella mia famiglia, che aveva già visitato rapendo il mio primo fratellino, Johann Rudolf, di appena 6 mesi nel 1670, e alla fine di settembre dell'anno in cui nacqui, un altro fratellino, Johann Jonas, a soli 10 anni. Ma tre lutti gravissimi a distanza di appena un anno l'uno dall'altro segnarono la mia vita per sempre. Il giorno 28 di agosto del 1693, Bach aveva 8 anni, moriva il mio buon zio, Johann Christoph, il fratello gemello dilettissimo del mio caro padre, che ne ricevette una ferita nell'animo che non esito a definire mortale. Ma la più grande tragedia, quella il cui dolore non mi ha più abbandonato, fu la morte della mia dolce madre, Maria Elisabeth Lammerhirt, sopravvenuta il primo giorno di maggio dell'anno seguente. O cara madre, quanto mi mancò il tuo amore! Io ero l'ultimo frutto del tuo seno su cui riversasti tanta dolcezza proprio perché ero il più piccolo ed il più indifeso. Mi volesti vicino al tuo capezzale negli ultimi momenti di vita per l'estrema carezza. Con quale strazio
nel mio cuore infantile io ti vidi per l'ultima volta, immobile, con gli occhi chiusi nella bara, che poi si chiuse su di te e fu calata nella fossa. E da ultimo la morte del mio caro padre, provato da tanti lutti, segnò una svolta radicale nella mia vita. Io e mio fratello, Johann Jakob, fummo costretti per le difficili condizioni economiche subentrate a lasciare Eisenach, in quanto il mio cugino di secondo grado, Johann Christoph, e cugino del nostro defunto padre, non poteva accoglierci, avendo da mantenere una famiglia numerosa. Questo è il primo capitolo, ragazzi, ma ho voluto leggervi insomma questi passi prima di tutto perché mi hanno emozionato tantissimo e, ripeto, perché volevo farvi appassionare a questo libro. Spero, lo volevo condividere con voi, visto che oggi parliamo, sarebbero tantissimi i passi da leggere perché sono veramente alcuni. Ecco, ad esempio, apro a caso qui il capitolo 8 e dice: ogni capitolo c'è una data, qui è scritto mercoledì 18 febbraio 1750, quindi è Bach negli ultimi momenti della sua esistenza a parlare. Dice: ho pensato stanotte, sveglio per i dolori agli occhi, che è necessario che spenda alcune parole su come la mia vita musicale si è realizzata. Voglio quindi chiarire da subito che se nella mia carriera non ho composto melodrammi, ciò non è dovuto solo all'impiego come cantor all'Ipsia e neppure da remore religiose. Forse avrei dovuto sviluppare questo genere se avessi continuato ad essere, secondo le mie aspirazioni, un Kapellmeister di qualche corte, come lo ero stato a Köthen, periodo felice della mia vita che terminò in maniera quasi repentina. In realtà non ho mai apprezzato la moda delle favole mitologiche e di conseguenza degli intrecci elaborati e stucchevoli che implicavano una tavolozza musicale di affetti stereotipati e confinati in rapidi e noiosi recitativi seguiti dalle arie con i da capo, necessaria alla vanità canora dei cantanti, che il valente musicista veneziano Benedetto Marcello ha così spassosamente ridicolizzato né il teatro alla moda, di cui un virtuoso italiano assai piccato mi fece avere una copia. Non nego di aver cercato io stesso la notorietà tramite la composizione negli stili più in voga, ma sempre con serietà di intenti e di elaborazione compositiva e tecnica manuale da me verificata personalmente, in quanto ciò che componevo di giorno a tavolino lo verificavo sulla tastiera alla sera. Nei generi più in voga ho composto qualche cantata profana sul testo mitologico, rifunzionalizzata più volte per occasioni celebrative, cambiando il nome dei dedicatari, ma soprattutto brani per il cembalo, sia in stile italiano che francese, trascrivendo numerosi concerti di Antonio Vivaldi. Che bello, ragazzi! Veramente bello. Allora, questo libro sì, si trova, Fabio mi chiede se si trova nelle librerie, assolutamente sì, nelle librerie si trova. Memorie della vita di Giovanni Sebastiano Bach, scritte da lui medesimo, di Sergio Vartolo, o Vartolo, non so come si dica, Zecchini Editore. È un libro fantastico, sono poco più di 500 pagine, io sono a pagina 290 e è troppo bello, ragazzi. Me lo sto anche sottolineando perché, insomma, alcune cose mi interessano molto. Bach spiega anche tanto del suo processo compositivo, di quando andava a piedi a trovare il compositore come tedesco che stava a Lubecca, come cavolo si chiama, non mi ricordo, e che aveva chiesto il permesso di rimanere lì, aveva chiesto il permesso di soggiornare lì una settimana e poi ci rimase non so quanto tempo e insomma lo cazziarono
perché gli dissero: ma scusi maestro, lei ha lasciato il posto di Kapellmeister qua per andare non so dove. Lui disse: guardate che io sono andato a studiare con il più grande compositore vivente, e se l'ho fatto è perché penso di aver imparato delle cose che mi permettono di svolgere meglio il mio compito. Poi si lamentava di dover insegnare la musica a chi non la voleva fare, a chi non era interessato, a chi non aveva talento, a chi non gliene fregava niente. Insomma, le vicende della vita di Johann Sebastian Bach sono veramente incredibili. Veramente ve lo consiglio vivamente questo libro. Allora, ragazzi, fatta questa premessa, chiamiamola così, andiamo al nostro primo dei tre streaming che dedicherò a questo trittico di Johann Sebastian Bach, bellissimo, Preludio, Fuga e Allegro, catalogo 998, BMW come spesso dicono, BWV 998. A supporto di questo streaming mi avvalgo dell'originale, diciamo, vedete, questa è un'edizione bellissima versione originale, opere complete per liuto, trascrizione con intavolatura a confronto e revisione di Paolo Chierici, Suini Zerboni, un libro ovviamente ereditato dal maestro Garzia, che è veramente fantastico. Ho rivalutato tante cose, ho rivisto tante cose, e in vista di questo streaming ovviamente ho riflettuto molto su alcune cose che adesso condividerò in diretta. Poi ho quest'altra edizione famosa, il Lauten Music, dove ci sono tutte le opere di Bach per liuto, e poi quella che diciamo non usa quasi nessuno, di André Segovia, che diciamo ha perso il terzo pezzo per la strada pubblicando solamente il Preludio e la Fuga, il perché ovviamente se lo sa solo lui. Ma perché diciamo bravo, bravo Antonio, Buxtehude, perché non so come si dice, io non ho mai studiato il tedesco, Buxtehude. Comunque sì, è lui il compositore che Bach era andato a trovare a casa facendosi centinaia di chilometri a piedi. Che grande, ragazzi, quando racconta i momenti in cui lui stava con questo compositore che lui reputava, capito, il più grande musicista in terra, vivente. E pensate, Bach che dice una cosa del genere, è grandioso, raga, questo libro vi piacerà. Allora, dicevo, mi avvalgo anche di queste due trascrizioni, perché l'originale è in Mi bemolle maggiore, trascritto per chitarra in Re maggiore, quindi un semitono sotto con la sesta e Re. Quella di Segovia perché, diciamo, l'ho scelta? Non è che l'ho scelta perché perché, diciamo, è quella che suono. Io non suono la versione di nessuno, perché per le ragioni che vi spiegherò, ma questa versione l'ho scelta, diciamo, la tengo qui perché? Beh, perché su Segovia e sulle sue romantiche esecuzioni bachiane si è detto tantissimo. Io non è che non sia d'accordo, ovviamente. È vero che Segovia a volte, spesso nella musica di Bach si è preso tante licenze molto, non voglio usare il termine anti-bachiane, però insomma che hanno poco a che fare con la musica di Bach. Però a spezzare una lancia nei suoi confronti vorrei dire questo, che quando Segovia iniziò a suonare la musica di Bach era già conosciuta. Bach era già Bach, la chitarra no. Allora, Segovia aveva bisogno di un forte della tradizione, ovviamente, perché comunque lo aveva già fatto Tárrega, lo aveva fatto Barrios, lo aveva fatto Jobbé, eccetera. Lui ha preso questo compositore rispettato e amato da tutti, e attraverso la musica di Bach, che era già nota,
fatto conoscere, aveva bisogno di far conoscere la chitarra. Che cosa doveva far conoscere della chitarra? Beh, sicuramente più di 100 anni fa Segovia non si preoccupava di essere filologico, si preoccupava di far piacere e di innamorare le persone della chitarra. Allora, io penso, questo è un pensiero mio che non ho letto da nessuna parte, io credo che queste licenze, queste segovianate, che sono oggi molto criticate, così come è stato criticato il Bach di Pablo Casals, non dimentichiamo che insomma sono artisti figli di un post-romanticismo, e secondo me Segovia era cosciente di questo, lo ha fatto perché voleva, era una scelta, ma soprattutto perché doveva, attraverso un compositore amato, stimato e conosciuto da tutti, far innamorare il pubblico della chitarra. E quindi, secondo me, le ragioni per cui oggi non me la sento io di criticare le versioni di Segovia, che comunque amo e che secondo me non c'è personalmente nessun chitarrista mi ha fatto piacere la Ciaccona quanto quella suonata da Segovia. Così come altre cose. Poi ammetto che ci sono anche delle cose eccessive, ad esempio il preludio in sol della suite per violoncello numero 1 nella versione di Segovia, secondo me è troppo piena zeppa di cose, però alcune registrazioni, ragazzi, secondo me sono ancora belle: la Bourrée, quella per violino in si minore, la gavotta e rondò, che sì, è vero, ci sono delle cose un po' romantiche, l'uso del vibrato un po' a volte esagerato, però ragazzi, a me sinceramente non voglio dire che sia giusto suonare così, però a me mi piace, come diceva il caro Gigi Proietti. Però diciamo l'ho presa anche perché ogni tanto magari sbircerò nella versione in re maggiore e per confrontare anche un po' le diteggiature. Perché? Beh, un'altra riflessione che voglio fare è diciamo che ho fatto in questi giorni, questa è una musica, questo preludio della 998 è complicato, è veramente difficile, per come tutta la musica di Bach, innanzitutto perché Bach lo ha composto per liuto o per cembalo, pare risalga agli ultimi 10 anni della sua vita, non c'è una data precisa, il manoscritto è autografo, quindi insomma è diretto, ma in tutte le musiche di Bach c'è carenza di dettagli dal punto di vista esecutivo. Perché? Beh, perché Bach ha scritto la musica perché se la suonava lui e perché la musica era suonata nelle chiese, era suonata in celebrazioni, non esisteva il concerto, quindi non c'erano esecutori gli esecutori che suonavano la musica sua, così quella di altri musicisti, erano talmente pochi che sinceramente Bach sapeva come suonare la sua musica e non ha mai pensato forse che la sua musica sarebbe arrivata ai nostri giorni e che oggi noi ci staremmo lambiccando il cervello per capire come diavolo si eseguiva la sua musica. Allora, vedete, in un preludio come questo, in re maggiore della 998, che apparentemente è monodico, si nascondono delle polifonie che rendono non solo difficile capire quali sono le polifonie, ma che è tutto più complicato perché ad eseguire questo preludio siamo noi sulla chitarra, che è uno strumento sicuramente infimo, disgraziato per quanto riguarda questo. Tutto quello che diciamo, tutta la difficoltà sta nel non solo una volta decifrato una possibile polifonia cosiddetta implicita, cioè che c'è ma non è scritta, perché
perché Bach non scriveva le partiture diciamo, come le voci, ma scriveva nella maniera strumentale, partitura strumentale, quindi non seguendo le voci, ma o comunque non sempre, non tutte. Lui scriveva in diverse maniere, a volte scriveva in intavolatura, insomma, era complicato anche la maniera in cui scriveva. Cos'altro volevo dirvi? Che è difficile, è complicato perché una volta che abbiamo decifrato questa polifonia implicita, dobbiamo trovare la diteggiatura migliore, tra virgolette, una diteggiatura che possa valorizzare questa polifonia implicita. E sinceramente è quello su cui mi sono lambiccato il cervello fino a oggi, senza tuttavia aver trovato una diteggiatura definitiva, perché tante volte sono stato preso dalla voglia di fare una trascrizione mia, una diteggiatura, però poi mi sono accorto che la diteggiatura di un mese fa è diversa da quella del mese dopo, e quella là di 2 mesi fa è diversa da quella che tra un mese e tra un anno. Allora, se da una parte può essere di aiuto perché è magari per chi vuole studiarla, è sempre e solo resta un punto di partenza e non un punto di arrivo. Così come penso anche le numerosissime trascrizioni che esistono di questo brano. Però non l'ho fatto appunto perché non ho ancora deciso quale è la migliore diteggiatura, almeno in questo momento, diciamo. Però questo streaming mi ha aiutato a fare un bel passo in avanti, un grande passo in avanti, perché? Beh, perché ci ho dovuto pensare proprio in vista di questa scadenza. Allora, poi ragazzi, è anche vero che è impossibile, noi possiamo solamente tendere ad indovinare, nel senso che sono tutte supposizioni, non avendo nessuna spiegazione diretta, non avendo nessuna fonte sonora, ovviamente ragazzi, queste sono supposizioni, ok? Quindi ovviamente prendetela come una ennesima supposizione, ok? Una che si aggiunge, come le supposizioni mie si aggiungono a tutte le altre. Non me la sento di dire questo sì, questo no, questo lo sa fare, questo è filologico, questo non è filologico, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, però possiamo partire da alcune cose. Alcuni punti in cui, diciamo, su cui lavorare per trovare una diteggiatura che suoni non solo filologica, non solo che rispetti la scrittura, la polifonia implicita, come abbiamo detto, ma che suoni anche bene sulla chitarra. Perché? Beh, perché a volte diciamolo chiaramente, la chitarra è limitata dal punto di vista, innanzitutto non è stato scritto per la chitarra, quindi è una trascrizione. E questa non può essere una trascrizione fatta con gli stessi principi, o comunque come se facessimo una trascrizione di Albéniz, da Granados, eccetera, eccetera. Qui dobbiamo essere fedeli a quello che è scritto, senza aggiungere e senza togliere. Tutt'al più possiamo, mi riferisco sempre a questo preludio, tutt'al più possiamo portare un basso all'ottava sopra o all'ottava sotto, ma più di questo, ragazzi, non c'è granché da fare. L'uso, ad esempio, delle legature, mi riferisco alle legature della mano sinistra, ad esempio, è incredibile perché nella versione qui originale io ne vedo solamente due.
e non è detto che siano legature tecniche. Poi un'altra cosa, un altro quesito, un'altra domanda a cui si può rispondere senza dare una risposta così definitiva, è quanto dovrebbero durare i bassi? Perché tutti i bassi sono, noi siamo, il brano è in 12 ottavi, tutti i bassi sono, durano una semiminima, quindi è incredibile, che facciamo? Lo stoppiamo? Stoppiamo i bassi dove sono scritti, però questo rischia di far diventare troppo arida la musica. Leggevo stamattina nel brano di Bach che lui aveva trascritto alcune cose degli autori francesi che secondo lui riempivano la musica troppo di troppi abbellimenti, con troppi abbellimenti, rendendo, come diceva, rendendo questo strumento, il clavicembalo, che lui dice, lo chiamava tipo asettico, non mi ricordo, usa un termine, insomma, per dire poco espressivo o quasi per niente. Ecco il motivo per cui nel clavicembalo che ben vengano gli abbellimenti, però Bach dice senza esagerare perché sennò poi diventano abbruttimenti. Allora, questo brano preludio che è stato scritto, dice Bach, per liuto o per cembalo, beh, allora noi che facciamo? Che cosa, considerando che stiamo suonando la chitarra e non né il liuto né il clavicembalo, che vogliamo fare? Vogliamo suonare la chitarra cercando di imitare il liuto? Penso che perdiamo in partenza. Vogliamo imitare la chitarra, vogliamo suonare questo brano cercando di imitare il clavicembalo? Va bene, e che ne facciamo di tutta l'espressività chitarristica? La mettiamo da parte? Io queste domande me le sono poste e continuo a pormele ogni volta che approccio un brano di Bach. Ed è il motivo per cui Bach è un autore che ho suonato molto a casa mia, ma molto poco in pubblico. A parte la Ciaccona che ho seguito tante volte, Preludio Fuga Allegro, ma molti anni fa, quasi 20, l'ho eseguito nella tournée di Alessandria del concorso Pittaluga, l'ho eseguito molte volte e mi piaceva anche come veniva, però sono passati già 20 anni, 18, 20 anni, quindi insomma molto tempo è passato, però le domande restano le stesse. Cambiano solamente le risposte. Diventano, tra virgolette, più vere di quelle di prima? Non lo so, ragazzi. Allora, mettendo mano alla chitarra, questo è un brano che richiede una grande conoscenza della diteggiatura intesa della mano sinistra, voglio dire, delle note sulla tastiera. È emblematico questo brano perché ci fa capire quanto importante e che arte è quella del diteggiare. Non esiste la diteggiatura perché è più facile, non esiste la diteggiatura perché così mi viene meglio. E questo è uno dei brani in cui non possiamo assolutamente fare questo discorso. Ed è anche uno dei brani in cui eccezionalmente farei e faccio un uso veramente sporadico delle legature della mano sinistra. Perché? Beh, perché si rischia di cambiare un po' l'articolazione del brano, di cambiare anche l'espressività, di cambiare alcune accentuazioni, di cambiare insomma un po' il carattere del brano. Quindi ci vado veramente con i piedi di piombo, a differenza di Segovia che addirittura fa questo. Lega già il primo re il primo re do già li lega. Stesso errore che ha fatto Garzia, che ha pubblicato questo Preludio Fuga Allegro tanti anni fa per la Berben e di cui non era assolutamente per niente contento. Infatti,
quando io l'ho studiato mi disse: no, studia un'altra cosa, lasciamo perdere la mia versione. Anche se comunque è interessante sapere, lui avrebbe voluto rifarla, mi ha sempre detto questa andrebbe rifatta da cima a fondo, perché l'ho pubblicata tantissimi anni fa, credo alla fine degli anni 60 o forse 70, 1970, 69, 70, 71, quindi insomma parliamo di 50 anni fa, e da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Altro particolare è che, vedete, questi tre brani, questo trittico, iniziano tutti e tre con un re do. Non so se ci avevate mai fatto caso, vedete? Anche la fuga e anche l'allegro. Vedete, hanno questo in comune, e non ricordo dove l'ho letto o chi me lo disse, che sinceramente lì per lì ho pensato che fosse quasi una speculazione, però leggendo questo libro e leggendo anche della forte religiosità di Bach, si pensa che addirittura questo re do re, cioè questo re do re, vedete questa forma, questi tre punti, uno che scende al do diesis e poi risale al re, sia quasi una immagine musicale del Cristo sopra la croce, e che quindi inchiodato, vedete, inchiodato alla croce, a questo re do re. Pensate un po', non so, questo io non l'ho letto da nessuna parte, ripeto, me lo ha raccontato, non ricordo neanche chi, però tanti anni fa, e non l'ho mai potuto dimenticare, vi dico la verità. Questa è una cosa su cui continuiamo a speculare fino a quando non avremo una documentazione a supporto di questa teoria, però è comunque interessante pensare anche questo particolare quando approcciamo Preludio Fuga Allegro, che comunque è un brano strasuonato, ma anche metteteci qualunque cosa volete, qualunque parola vogliate. Allora, dunque, abbiamo sempre questo poi sto leggendo la versione in mi bemolle, quindi spero di non sbagliarmi, va bene. Poi che succede? Che a volte l'armonia e melodia e armonia sono sfalsati in questo brano. Quindi dobbiamo anche cercare di rincorrere e di sapere che cosa sta succedendo. Allora, io vorrei limitarmi, spiegare tutto sarebbe un po', ci vorrebbe un sacco di tempo, però voglio un po' condividere con voi le diteggiature che ho nel corso degli anni pensato, e soprattutto a cui ho ripensato in questi ultimi giorni. Allora, innanzitutto niente legatura. Poi, per quanto riguarda questi bassi, ecco, io mi ricordo Garzia, ne parlavo con lui, dicevo: maestro, ma questi bassi li lasciamo durare, li stoppiamo, dove dovremmo stopparli? Lui diceva: stoppali quando disturbano l'armonia, quando cozzano con l'armonia. Perché? Perché la chitarra è uno strumento già così poco sonoro, così poco risuonante. Se stoppiamo anche i bassi, veramente rischiamo di far diventare la chitarra un clavicembalo inespressivo, un brutto clavicembalo inespressivo. Quindi io li lascio suonare questi bassi, perché comunque mantengono le gambe ben per terra, ben a terra,
e perché mi danno anche il senso dell'armonia. A volte invece, diciamo, per poter ascoltare meglio il movimento del basso, soprattutto a battuta 10 quando comincia. Scusate, vedete, in questi casi devo leggere quest'altra perché non voglio fare cazzate. Bellissimo suonare solamente i bassi, ragazzi. Guardate, sentite. A questo punto. Pausa di croma, seminima, pausa di croma. Quindi ogni volta in questo tipo di passaggi preferisco perché quella pausa, stoppando il basso con quella su quella pausa, rende più percettibile il movimento del basso, anziché. Diciamo, lasciandolo suonare si confonde un po' di più con la melodia e un po' l'orecchio lo perde. Allora mi piace bloccarlo qui, stopparlo così rispettando la partitura. Al contrario, all'inizio invece, quando abbiamo questo. Mi piace lasciarlo libero come un pedale, questo re. Quindi, allora vedete, questa è una prima voce, poi c'è questo La che dovrebbe durare. E quella voce di mezzo che fa. In levare addirittura, perché il La è in levare. Re, do, re, la. E poi abbiamo queste. Per far risaltare tutte e tre queste polifonie, diciamo questa polifonia implicita, beh, non fare tutto sulla prima corda fa sì che questo La non duri e quindi. Vedete? Allora è necessario fare il La sulla seconda corda. Questo invece va bene perché ricordate. Quindi. Quindi questo qui è come se fossero tre personalità. Diciamo che più o meno manteniamo questo tipo di pensiero e di questo vocio nella testa. Perché? Beh, perché questo preludio si muove un po' con dei modelli, si ripete,
Vedete già. È strutturalmente uguale a quello di prima, vedete? No, ce n'è quell'altro quando va nell'A maggiore. La quinta. Allora, per come si dice, similitudine. Poi ci sono due tendenze che possiamo seguire, che io seguo, diciamo, o meglio, ci sono due strade che tra cui scegliere. Preferiamo far risuonare le note oppure no? Giochiamo con il far accavallare le note oppure no? Beh, questo dipende dal vostro gusto, oltre che da quello che è scritto nella partitura, nel senso che certo dire così lo faccio perché così mi piace è un po', insomma, un po' estremo. Però ad esempio se qui facciamo, beh, qui abbiamo già tre corde che suonano. Quindi quando facciamo queste tre ultime crome, che diciamo che formano un accordo, beh, cerco di farle risuonare per tutte le volte che posso, tutte le volte che la scrittura è simile. Quando invece no, ad esempio nella terza battuta che fa. Vedete, questo è completamente diverso perché è il primo, poi seconda battuta e la terza è. Quindi ovviamente è più melodico che armonico e di conseguenza cambia la diteggiatura. Ad esempio anche il finale della quarta battuta è così. Vedete, è ancora diverso. Però nella quinta battuta anche è melodico. Vedete, il primo è. Seconda battuta, terza, pa, 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 pa. Poi qui quarta, ti, pa, pa, pa. E la quinta è, ti, ti, ri, ra, ra. E ricomincia il giro, vedete? Dal Re maggiore siamo arrivati alla dominante, all'A, e ricomincia da capo. Di, ra, 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 ri, 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 ra, ra. È esattamente la stessa frase, una quinta sopra, eh? E qui adesso cambia, vedete? Ecco questo sol B4 che arriva a cambiare le carte in tavola. Allora, tutte queste cose le dobbiamo un po' sottolineare perché se no diventa monotono. Tutto deve, vedete, Bach che diceva: io ho scritto la musica sempre sempre per esprimere dei sentimenti. Questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Io non lo dimentico mai. Possiamo fare l'esecuzione, l'interpretazione più filologica di questo mondo senza dire nulla. È quindi importante che il fine ultimo, nella mia umile e modesta opinione, sia sempre quello di trasmettere qualcosa, di emozionare, di raccontare una storia, di dire qualcosa, ok? Altrimenti mi ricordo Garzia diceva: sì, suona bene ma non dice nulla. Allora, quindi vedete, già questo è un po' estremo. Perché? Perché io questo La lo mantengo fin qui, fino al Si, anziché fare questa diteggiatura che fanno tutti, io faccio questa. Perché? Perché così riesco a mantenere questo Si. E anche questo Si, vedete, nonostante ci sia la pausa sopra il basso, quindi anche nelle altre versioni, cioè il primo beat, il primo ottavo della seconda battuta, come di molte altre dopo, c'è una pausa. Ma in realtà questo lo dobbiamo mantenere.
non possiamo fare questo, o meglio, io non lo faccio, perché sennò viene un singhiozzo. Questo, vedete? No, invece io faccio. Mantengo la nota e poi... Scusate? Ecco, ad esempio, già questa seconda battuta si può fare con mille diteggiature. Si può fare così, si può fare... Si può fare... Si può fare anche... Si può fare... Sono veramente tante le... Ogni diteggiatura ha il suo colore, ha i suoi colori. Il problema viene quando in mezzo alla melodia siamo obbligati a usare la terza e la quarta corda, che sono molto diverse come colore. Il mio orecchio lo percepisce come un fastidio. Purtroppo a volte siamo obbligati, lì non c'è nulla, è un limite dello strumento, ma può essere anche una bellezza dello strumento, dipende da quello, da come concepiamo il pezzo. Altre volte sono costretto a fare delle diteggiature un po' estreme per poter evitare questo, ma questo succede soprattutto nella fuga, che vedremo la prossima settimana. Allora, perché questo Mi deve durare, in quanto nella prima battuta abbiamo questo La che deve durare, e qui nella seconda battuta abbiamo il Mi che deve durare. Allora lo faccio a vuoto, così dura, e ho l'opportunità di muovere la mano. Vedete, sono andato a finire qui, suona così. Torno in prima posizione. Ecco, in questa battuta, a differenza delle prime due, stoppo il basso sul terzo beat, sulla settima semicroma, perché questo qui non mi piace. Allora, secondo me cozza con l'armonia, anche se questo basso sta nell'accordo di Si minore. Vedete, c'è il Re qui e abbiamo il Re della sesta corda. Però, sinceramente, preferisco stopparlo. Ecco, nell'originale questo basso dovrebbe essere in sesta corda, perché c'è scritto Mi bemolle qui. Quindi dovrebbe essere una sesta corda. Però che succede? Che subito dopo questo Re dovrebbe scendere a un Do diesis all'ottava sotto, che noi nella chitarra non abbiamo. Allora il Re lo porto all'ottava sopra per poter fare questo Re che scende sul Do della quinta corda. Mi riferisco alla quarta battuta, ok? Quindi... No, qui metto il barré. Vedete? Qui abbiamo... No, scusate. Importante sentire le armonie. Allora, dunque, abbiamo...
quarta battuta, fa re, quinta battuta, oppure se volete il mi sulla sesta corda, perché qui è indicato. Però prima abbiamo usato questo re all'ottava sopra, quindi è. Oppure. Qui ragazzi non c'è molto da consigliarvi. Se vi piace più questo. Qui c'è un doppio la, c'è un doppio basso, uno dovrebbe essere all'ottava sotto, ma non potendolo fare perché il la più basso che abbiamo è quello della quinta corda, possiamo fare un la sulla terza corda e quindi fare questo. Qui utilizzo la stessa diteggiatura della battuta in apertura. Questo, devo essere onesto, l'ho fregato a Ghiglia. Ghiglia fa così ed è molto bello secondo me. Vedete, anche Ghiglia, anche a lui piacciono molto le sonorità così cristalline, vedete? Che lascia queste diteggiature che permettono l'accavallamento dei suoni. E secondo me sono molto belle in questo brano perché... Beh, perché danno quella sensazione di bellezza che secondo me se facessimo, oppure, non lo so, è una concezione diversa. A me piace molto quella di Ghiglia, quindi... Poi vado, torno indietro e faccio... legatura, vedete, cioè, questa è la prima legatura battuta 9 che è segnata nella partitura di Bach, quindi si può fare questo, oppure, scusate, che ho pensato qualche giorno fa e che non mi dispiace come sonorità, anche tenendo conto del fatto che anche se le ultime tre crome, battuta 9, sono melodiche, è bello, mi piace questo far accavallare i suoni. E non dimentichiamo anche, ragazzi, che il liuto c'aveva un sacco di corde, quindi molte di più della chitarra, quindi probabilmente aveva questa tendenza a far accavallare i suoni. Allora, perché no? Quindi, barré, così ho già l'uno sul fa, vedete? Poi, anche qui c'è una legatura. Oh, siamo a battuta 11. Battuta 11, dunque. Vedete, ricorda. È simile a quella dell'apertura, ma non è uguale, vedete? Adesso abbiamo questa progressione e le ultime tre note sono sempre, vedete, la prima è... Poi c'è quella di dopo.
Quindi io le metto in risalto queste tre e qui evito la corda a vuoto perché già all'inizio questo incipit è sempre sulla prima corda, è sempre su un'unica corda perché altrimenti dovremmo fare. Però questo è brutto, suona male. Su due corde suona male perché il timbro della seconda corda, se fosse qua, sarebbe accettabile, ma questo è orribile. Quindi, facendolo sempre sulla stessa corda, ogni volta che ho questo, che c'è questo, lo faccio su una corda. Quindi, qui evito la campana, l'effetto campanella. Anche perché dopo, due battute, tre battute dopo, quando fa. Quindi qui dovrei farlo sempre su due corde, se volessi essere coerente con quello di prima. Allora, siccome non posso farlo perché questo è veramente scomodo, allora faccio tutto su una corda, così sono coerente anche con la prima battuta, ok? Fin qui che è battuta 14. Allora, voglio farvi riascoltare questo passaggio. Voglio fare attenzione ai bassi, che in queste battuta 11, 12, 13, 14 invece stoppo, così come scritto, quindi. Così lento non si sente, lo velocizzo un po'. Adesso questo basso, siccome si ripete l'incipit iniziale anche se in una tonalità minore, vedete? Era. È come se fosse. Ok? Quindi l'incipit è lo stesso. Allora, qui io avevo il basso re che mantenevo, che lasciavo vibrare. Allora, anche qui è un po' più complicato perché ovviamente questo basso, il re è a vuoto, il si qui lo devo mantenere io. Allora, l'unica maniera per farlo è questa. Ok, quindi arrivato qui io faccio. Arrivato qui lo stoppo. Anche qui opto per il mi a vuoto perché se faccio c'è il salto di timbro che spezza la voce, ok? Poi metto il bar re. No, non lo metto il bar re. Re. Adesso qui cambio il dito, vedete? Ecco, perché faccio questo cambio? Questa è una delle diteggiature estreme. Perché? Perché non mi piace questo. Vedete? Terza corda, quarta corda. Non mi piace questo. Che è la stessa corda. Allora, per fare questo io faccio.
stoppo il basso. Questo è un po' complicato perché farlo suonare senza errori. È importante mantenere questo re, altrimenti il passaggio non viene legato. Ancora quarta corda, ancora quarta corda, quarta corda. Oh, adesso qui cambia il discorso, siamo a battuta 19. Qui adesso siamo purtroppo costretti a utilizzare due corde. Perché? Beh, perché sennò non possiamo mantenere il basso. Allora, per coerenza, io faccio la stessa cosa anche dopo. Scusate. Eccolo qua, su due corde. Cosa, questo è un po' estremo, però è bello, funziona ed è coerente. Lo rifaccio un po' più mosso. Maledizione, dove sta? Sentite questo basso, sentite. Ecco, questo è un passaggio dove la polifonia implicita diventa un po' più esplicita, perché sentite questo passaggio che fa. Quindi questo è. Vedete? Allora non le possiamo suonare come se fossero la stessa voce, anche se stiamo suonando una sola voce. Capite qual è la difficoltà di questo preludio? È questa. Allora la scelta delle diteggiature deve essere. Deve valorizzare questo. Non possiamo fare ad esempio. Oppure non lo so, delle diteggiature che spezzano le voci, ok? Io preferisco fare questa sempre sulla prima corda. Mi fa...
fa sol, sol si do, do la la. Quindi mantenere lo stesso colore. Perché? Perché se usiamo un'altra corda, spezziamo la voce, spezziamo l'articolazione ed è come se le tre voci facessero troppe... è come se il tenore facesse la voce una nota del contralto e si mischiano le voci e quindi non si capisce più niente, non si capisce chi è che sta cantando, diventa un'altra cosa. Allora è questo che dobbiamo stare attenti. In questo brano è difficile per questo. È questo quello che io volevo mettere in risalto con questo streaming. Non è che io voglio dire, ma ognuno poi cercherà la propria diteggiatura cercando di seguire il proprio gusto, però cercando di rispettare queste cose. A volte alcune diteggiature sono obbligate, dico la verità, nel senso che non è che sono obbligato, tutti quanti devono fare la diteggiatura che dico io, no. Magari qualcuno ne troverà altre che funzionano meglio di queste qui, però in questo momento queste sono quelle che mi vengono da fare, su cui ho riflettuto a lungo. Vedete? Bello questo do, bello questo si, perché vi dico, attenzione a questo do che poi scende sul si naturale e che poi fa... Adesso torna un'altra volta l'incipit iniziale, solo che invece di farlo in La maggiore o in Re, lo fa in Sol maggiore. Quindi siamo una quarta sopra, ok? Re, Mi, Fa, Sol, ok? Che è la stessa cosa. Allora, però... onde evitare anche che suoni tutto uguale, qui non lo possiamo fare perché dovremmo fare... solo che abbiamo questo Sol che nella battuta iniziale, quando abbiamo fatto il Re maggiore, abbiamo il La, il Re a vuoto. Quando lo abbiamo fatto in La maggiore, abbiamo il La a vuoto. Adesso che lo stiamo facendo in Sol maggiore abbiamo un Sol basso che non è a vuoto ma che dobbiamo mantenere, perché se non lo manteniamo non siamo coerenti con quello che abbiamo fatto prima. Allora non possiamo fare questo. Sì, si può anche fare, però un po' estremo. Allora io faccio questo. Sentite questa, sentite. Cioè, sono già in posizione perché faccio... poi alzo ma mantengo il basso, vedete? Non alzo tutto, perché questo fa legare la frase. Oppure addirittura... suonare bene. Ecco, forse questa diteggiatura potrebbe funzionare anche meglio, vedete? Poi queste tre dita, 1, 2 e 4, le mantengo, alzo il barré e faccio... magari potessi fare questo, non si può fare, quindi... ecco qui un'altra volta la polifonia implicita, sentite...
bellissimo questo passaggio, ragazzi. Allora, sentite quando fa. Sentire di più, quindi è per farle sentire di più, non dobbiamo suonare più forte le note, dobbiamo suonare più piano l'accompagnamento, quindi è do, si, do, re, do, re, mi. E per dare la sensazione che la voce anche come colore si alza, allora il primo mi lo faccio sulla seconda corda e il secondo a vuoto. E sentite? Cioè, do, si, do, re, va in alto. Do, re, mi, do, mi, sol, si, la, sol, fa, mi, fa. Che questo tiraram viene sempre da re, do, re, la, sol, la, è l'incipit iniziale, che è quello che inizia tutte e tre i brani, il preludio, la fuga e l'allegro, ok? Quindi sottolineiamo sempre la bellezza di questo, non buttiamo le note così, tanto per farle, ok? Quindi è si, do, re, do, re, e adesso il basso si muove, sentite. Scusate, lo vedo qui. Dove sono? Si, la, so, fa, mi, re, fa, sol, si, do, progressione. Lunghi, sentite, adesso prima vi dicevo facciamo sentire bene questo si naturale, perché qui adesso questo si naturale diventa si bemolle, quindi sentite che sorpresa, si, perché va in sol minore, invece prima andava in sol maggiore e faceva, adesso invece fa, anche se va in una tonalità minore, va in crescendo, ok? E qui c'è una sorta di cadenza, ma ci arriveremo dopo. Allora, riprendiamo da... Anche qui c'è una polifonia implicita, e sentite quando è qui abbastanza esplicita veramente, perché fa... Quindi abbiamo questa nota lunga, fa, so, si, la, so, fa, mi, fa. Immaginate una voce che mantiene questo fa. E poi c'è un'altra che fa re, do, re, si, di, ti, la, ti, fa. Re, do, re, do, si, re, do, re, ti, la, ti, fa. Progressione. Adesso il fa diventa mi. Diventa re.
questo fa mi re do. È bellissimo, ragazzi. E questa è la voce di mezzo che fa re do re, che è sempre quello. Bellissimo. Adesso qui vedete le cose si diventano un po', si arricchisce un po' il tutto, e c'è il basso che fa. Bellissimo, eh? E la voce di mezzo che invece fa. E adesso Bach qui cambia il modello un'altra volta, il pattern, sentite, adesso non è, adesso sentite questo, re do re, adesso non lo fa nella tonica, lo fa nella dominante, nella, con la settima, invece, vedete, siamo in la maggiore, che è la dominante di re maggiore, e quindi che fa? Lo fa, scende, sentite quanto è bello, ragazzi. Adesso vedete, c'è questo, ci sono due voci che sono come danno un senso di instabilità, sentite, sol fa sol, questo è sol fa sol, sol, che è diverso da re do re, questo è mi ra, sentite che è più angosciante, è più incerto, e poi c'è questo so fa so, e c'è l'altra che fa do mi la do mi la, è uguale, però cambia il basso, do mi la, il primo è il secondo invece è di ra. Sentite che bello. E il terzo invece. Adesso la settima che dal. Il basso, sentite la settima. Va in sol minore. Che bello questo passaggio, ragazzi. Thank you.
Cadenza. Diteggiatura estrema. Sentite, mi piaceva questa. L'idea di mantenere questo, di andare da sol minore, di andare alla sol la si do re mi, questa è una sesta, mi piaceva l'idea di mantenere questo accordo sempre in, diciamo, coerente con tutte quelle volte che ho usato quegli espedienti per mantenere le voci, per mantenere gli arpeggi e per farli accavallare l'uno sull'altro, ok? Quindi è tutto in posizione. Arrivato qui, questo mi bemolle lo uso come basso. Sulla terza corda, perché mi aiutano a dare una maggiore sensazione di altezza quando poi torno sull'ottava, cioè sembra quasi che ci siano più ottave tra questo, quando ritorna l'incipit iniziale, che poi va, cambia, e vi faccio vedere adesso in che modo. Mi piace l'idea di fare, anziché, vedete, questa seconda corda è meno distante dalla prima, perché lo è timbricamente, e quindi si avverte meno il salto. Invece io qui voglio che salti, perché? Beh, perché adesso a partire da qui è tutta una discesa fino al fa diesis finale sulla quarta corda. Allora, per dare questa sensazione di altezza, quasi di altitudine, oserei dire, musicale, mi piace fare questi, farli sulla terza corda, e poi stessa diteggiatura iniziale. Invece qui cambio. Succede anche qui, vedete, c'è il so fa sol fa mi fa, questa voce. Preferisco andare qui in posizione alta, perché così riesco a mantenere sempre la quarta corda per questa voce che è tirara. Invece qui devo fare terza e quarta, quindi farebbe due corde, e quindi secondo me, cambiando il colore, si spezza la voce. Allora mi piace fare questo.
scusate. Mannaggia. E qui devo dire bravo a Segovia, bravo a Segovia. Perché? Perché le ultime quattro note, l'ultimo arpeggio, abbiamo questo re, la, re, sol, con il sol che scende sul fa della quarta corda. Però c'è una cosa che mi ha sempre dato fastidio, che è questo, questo micro rumore di quando devo fare il fa diesis e devo per forza fare il suonare e mettere il dito nello stesso momento. Però è una cosa talmente infinitesimale che se arrivo prima con la mano destra o prima con la mano sinistra si sente un rumore che rovina il finale. Allora, per ovviare a questa cosa, infatti mi ha sorpreso il finale di Segovia. Segovia fa solamente re, la e sol. Perché? Perché in questa maniera io posso già preparare il dito sulla quarta corda e ovviare a qualsiasi rumore. Che fare? E giocare molto meglio con la dinamica di questa quarta corda che deve essere pianissimo perché il finale. E non c'è nessun rumore. Non c'è nessun rumore che nel 99% dei casi succede. Allora, per non rovinare questa cosa, sinceramente preferisco fare, meno male che c'è Segovia che lo fa, perché sennò gli avrebbero detto: ah, Flavio ha levato la nota. No, l'ha levata Segovia e ha fatto bene. Quindi è a patto che si prepara già il dito. Perché se non si prepara il dito e si fa questo, la quarta corda vibra per simpatia e quindi stiamo punti a capo. Vedete, se io faccio esempio, se stoppo c'è una diminuzione di dinamica che forse online via internet non si sente, ma vi assicuro che in un disco è un cazzotto nell'occhio. Quindi io farei... Ah, che bella questa cosa. Bene ragazzi, io penso di avervi non detto tutto, ma di avervi detto tante cose che spero quando suonerete, quando approccerete, quando vi avvicinerete a questa musica, lo farete con un obiettivo, con un orecchio, con un occhio, con delle mani diverse, con delle sonorità nella testa che arricchite, nuove. Non lo so, io sono anche pronto a prendermi le vostre, come dire, le vostre critiche, i vostri pensieri, le vostre cose, ma a me questo è un brano che più lo suono e più lo suono e più mi piace, più lo voglio perfezionare. Bach è l'unico autore che mi fa questo effetto. Mi stufo di suonare Rodrigo, di suonare Castano Tedesco, di suonare Lauro, di suonare Giuliani, di suonare... Bach non mi stufa perché ogni volta che lo ascolto si può sempre fare quella, si può sempre migliorare, c'è sempre una maniera che voglio cercare, che voglio inventare, una nuova maniera, una nuova diteggiatura, una nuova... E poi, ragazzi, sono arrivato a una conclusione che non è una conclusione, a una mia considerazione. Bach, fin da quando sono nato, me lo diceva mio padre, me lo diceva il maestro mi diceva: ci vogliono i capelli bianchi per suonare Bach. Io, insomma, sto sulla buona strada. Mio padre mi diceva sempre: Bach è terribilmente difficile, è il compositore più difficile da suonare. Ovviamente io quando puzzavo di latte non lo sapevo perché, adesso lo so, però sono arrivato alla conclusione, a questa considerazione. Bach è complicatissimo perché? Perché ci sono mille maniere per farlo. Avete notato che Bach è l'unico compositore la cui musica è bella, è meravigliosa, è accattivante a qualsiasi velocità.
Prendete questo preludio. Questo preludio lo potete suonare veloce, lento, meno lento, più veloce, rapido, meno rapido, ed è sempre bello. Il preludio della quarta suite lo stesso. Qualsiasi brano di Bach, una sarabanda se la velocizzate è bella, un'allemanda se la rallentate è bella comunque, un minuetto se lo accelerate è bello comunque. La fuga, quella di dopo, se la fate lenta è bella, se la fate veloce è bella. L'allegro, se lo fate andante è bello, se lo fate allegro è bello, se lo fate allegrissimo è bello, se lo fate più presto possibile è bello. A patto però che a qualsiasi velocità si mantenga la coerenza e l'articolazione. Allora, ragazzi, se avete delle domande da fare, sono pronto a rispondervi, altrimenti vorrei fare una esecuzione lenta, perché voglio, mentre suono, mi piace tantissimo ascoltare le sonorità, ascoltare quello che viene fuori dalla ricerca di queste diteggiature, e mi piace assaporarle lentamente, e poi anche perché abbiate, come si dice, pietà di me. Alcune diteggiature sono ancora fresche, per cui non me la sento di eseguirla, di eseguire questo preludio come se lo dovessi suonare. Dario, tu sei arrivato in ritardo, quindi ti perdono la domanda. No, la diteggiatura, lo dicevo all'inizio, non è nessuna diteggiatura, la diteggiatura che ho preso è mia. Io sto lavorando su questa edizione, che è la versione originale, che è senza diteggiatura, ed è che la preferisco proprio perché mi dà l'opportunità di fare una diteggiatura mia e di riflettere sulla musica. Una diteggiatura bella e pronta, a mio avviso, per quanto mi riguarda, è nociva. È nociva nel senso che non mi ci troverò mai. Ecco, un chitarrista, le diteggiature servono per chi deve ancora avere delle indicazioni. Ne parlavo qualche giorno fa con un caro amico, perché pianista, un grandissimo didatta, Salvatore Orlando, che mi diceva, parlavamo delle sonate di Beethoven, perché ho comprato tutte quante le sonate, quelle di Schnabel, di Arthur Schnabel, l'edizione di Schnabel in tre volumi della, non mi ricordo come si chiama, bellissimo. Io gli ho chiesto che ne pensi della revisione delle diteggiature di Schnabel, e lui mi ha detto una cosa che effettivamente ho sempre pensato, però che non ho mai osato dire, e invece che adesso la dico perché è vero. Dice, le versioni diteggiate, le revisioni, le diteggiature servono a chi sta ancora capendo, a chi sta ancora cercando. Chi invece non è che si cerca sempre, è normale, ma chi ha bisogno di alcune indicazioni belle e chiare, allora ecco, la revisione Schnabel è funzionale. Chi invece le sonate di Beethoven le conosce a menadito, è meglio la Urtex. Perché? Perché ci sono le note belle, vuote, non c'è niente, solo le note. Ecco, questo in questo momento, ecco lì, sei tu che riempi la diteggiatura, sei tu che riempi la partitura con le tue diteggiature, con le tue considerazioni, così come io in questo momento ho sentito la necessità di fare per questo preludio, per la fuga, per l'allegro e per tutte le opere di Bach che affronteremo nei prossimi streaming. Perché? Beh, perché in questo momento sento che è l'ora di dire la mia a me stesso, Non perché io adesso dico no, questa è la mia, è la versione definitiva. Non è definitivo nulla, non c'è nulla di definitivo. Allora, mi piace tantissimo quest'idea. Ecco, io che conosco le sonate di Beethoven solamente quelle più famose, la Appassionata, la Chiaro di Luna, la 111, la 109, la 110, quell'altra, gli addii, altre sonate che adesso non mi ricordo, la Patetica, eccetera eccetera, però le sonate sono 32, quindi io ho bisogno, anche perché volevo fare una comparazione con alcune opere ottocentesche della chitarra, per cercare di capire come i pianisti fraseggiano alcuni tipi di scrittura che poi ritrovo in alcune sonate dell'Ottocento per chitarra.
e quindi cercare di vedere se era possibile fare ad operare uno stesso fraseggio, una stessa articolazione e quale miglior fonte che Beethoven. Allora, questo è quello che mi sento di dirvi, ok? Poi può darsi che fra un anno, ragà, tutto quello che vi ho detto l'avrò buttato nel cesso, nel senso che tutte le ideggiature che vi ho detto, magari non tutte, ne avrò trovate di nuove. Poi, sai, cambiano i gusti, cambia lo strumento, cambi tu, cambia tutto, cambiano tante cose. E questo è l'eterno ritornare, della musica. Allora, ragazzi, mamma quanto ho parlato, sono come una radio, diceva, come si chiama, Carlo Verdone. Allora, domande, vediamo un po'. Antonella dice, per me che ho la mano piccola, certe scelte mi preoccupano. Antonella, si fa quel che si può, quindi è normale che... Io anche ho una mano flessibile, ma non ho una mano enorme, eh? Quindi poi Emanuele, conosci la trascrizione di Fisk? Sì, le conosco tutte, quelle più importanti le conosco tutte. Ferdinando, quando secondo te un allievo deve cominciare a farsi le proprie diteggiature piuttosto che usare quelle già fatte e perché la mano sinistra ottiene sempre più attenzione della destra? Ottima domanda, Fernando, e in effetti ho già risposto un po' raccontando questa cosa di Schnabel e Beethoven. Il miglior momento è per un allievo per cominciare a farsi le proprie diteggiature è quando si sente pronto. Oasis, hi, one day, please do question answer day in English. That's a good idea, but because my audience, 95% of my audience speaks Italian, and because I am Italian, and because I'm living in Italy, in Boiano precisely, that's why I'm speaking Italian. So, what if you learn speaking Italian? That would be great. Thank you anyway. Joaquin, fantastico, gracias, muchacho. Avete altre domande, ragazzi? Dai, ragazzi, non ci posso credere. Siete 50 persone, 60, 70, quanti me ne avete? Non c'è nessuno, non avete domande, non ci posso credere. Posso capire che non avete domande su Giuliani, su Sor, su Castronedesco, ma su Bach non ci posso credere. Ma non perché io abbia la presunzione di rispondere tutte, ma mi incuriosisce sapere che ci avete nel cervello. Anche perché se mi fate delle domande a cui io non so rispondere, io poi non dormo la notte perché devo andare a cercare risposte. Comunque, ragazzi, Bach è fantastico, eh? Dici che scoperta che hai fatto? No, non è una scoperta, però più lo suono e più mi piace. È l'unico compositore che non mi stanca mai. E non solo, diceva mio padre, papà diceva, quando hai bisogno, nella musica di Bach c'è tutto. C'è tecnica, arpeggio, accordi, trilli, abbellimenti, note ribattute, la ritmica, c'è tutto. Quindi se vuoi mantenere la tecnica, suona Bach. Non a caso Pablo Casals ogni giorno della sua lunga vita ha suonato le sei suite per violoncello. Pensate, solo per riscaldarsi le suonava tutte e sei. Tanto è bella sta musica, ragazzi. Ciao Fabio, ho letto un bellissimo libro di Gardiner, John Elliott Gardiner, La musica nel castello del cielo. Lo conosco questo libro, ma perché l'ho visto nelle librerie, ma ancora non l'ho letto. E adesso che lo dici lo leggerò, quindi ti ringrazio per avermelo segnalato. Grazie. Dario, condivido in pieno, adoro quest'uomo. Quest'uomo chi? Bach. Io pure lo adoro, ragazzi. Porca miseria.
ascoltate? Eccetera. Che fatica Bach, ragazzi, però è troppo gratificante
Ragazzi, qui se n'è andato il sole e tra un po' arriva lo scroscio d'acqua, quindi ce l'abbiamo fatta pelo pelo. Allora, ragazzi, vediamo un po'. Sei d'accordo? Dice Paolo, sei d'accordo alla mania di trascrivere tutta la musica di Bach alla chitarra? No, assolutamente no. Per me le variazioni Goldberg per chitarra sola sono ridicole, perché sì, poi perché se non funziona perché farlo? Ma anche quelle di Yamashita sono assurde, anche se lui le sapeva fare. Felipe, this music is as close as God as man can hope to come. I agree, and we agree. Emanuele, andando su Biblioteca di Carlevaro ci sono due trascrizioni di Carlevaro che sono interessanti. Quello le dovrò vedere. Io conosco quella, la sua della Ciaccona, che comunque la sua trascrizione della Ciaccona che comunque ha degli spunti molto belli. Marcello, complimenti bellissimo. Complimenti a Bach, Marcello. Teresa, conosci qualche esecuzione dell'originale per liuto di questo brano? Ma Teresa, così su due piedi non mi viene in mente nessuno, però sicuramente esistono. Marco, meraviglioso anche suonato così lentamente. Ve l'ho detto, Bach è bello a qualsiasi velocità. Io poi mi piace molto gustarmelo lentamente nel silenzio della sera, quando scendono i rumori qui nel salotto qua di casa mia c'è una bella acustica e vi dico che è bellissimo, cioè è troppo bello, ragazzi. Quando si abbassano anche che avverti proprio tutto, avverti tutti i suoni armonici che continuano a suonare, quelli che è stupendo, ragazzi. E quello è il momento in cui mi piace suonare Bach, in cui mi piace cercare, perché Bach non è mai fine a se stesso, è sempre, ogni volta che suono Bach c'è perché cerchi qualcosa, perché c'è sempre è di una profondità infinita Bach, non lo so, è incredibile, l'unico, cioè, nessun altro compositore mi fa questo effetto. Comunque è incredibile pensare che la fine della 998 è scritta su intavolatura. Sì, Gardner afferma che lo scrisse per questioni di spazio, perché in notazione musicale avrebbe dovuto utilizzare un'altra pagina. Sì, e si dice anche che in quel momento Bach non avesse carta. Incredibile, ma è vero. Ma vero. E le legature originali di questo brano sono solo due, dice Teresa. Ma stando a quello che c'è scritto nella versione originale, sì, ci sono solamente due legature. Io ne ho aggiunta tre, un'altra tre o quattro, ma non di più, forse anche due. Ilaria, bellissimo, Bach super, eppure tu. Grazie, Ilaria. Antonella, che io sappia, le revisioni di Carlevaro partono da quelle di Segovia. Sì, esatto. Massimo, complimenti, è sempre un piacere ascoltarti. Grazie ragazzi, ma soprattutto complimenti a voi perché avete la pazienza di ascoltarmi, il che mi gratifica enormemente e mi fa un sacco piacere, anche perché voglio dire, io è come se parlassi un po', pensassi a voce alta, ecco, soprattutto con Bach dove insomma c'è poco da dire, è così, non è così, è così, non è così. Comunque, troppo bello. Ragazzi, allora io vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo, ci vediamo. Domenica prossima 13 giugno alla solita ora 17 con la fuga 998 di Johann Sebastian Bach. Grazie a tutti quanti e ci vediamo tra una settimana. Buona settimana, a presto ragazzi e niente, ci aggiorniamo. Fabio dice comunque sono d'accordissimo con te sul farsi le proprie diteggiature partendo dall'originale. Un grandissimo saluto, Fabio. Grazie, Fabio. Ben, grazie. Valentina, un bacione. Pasquale, Lucio, Domenico, Francesco, Antonella, Rabia, Sergio. Grazie mille, ragazzi.
Mi sono divertito molto e con Bach c'è sempre un qualcosa in più. È anche questo il motivo per cui ci ho messo così tanto tempo prima di trovare il coraggio di affrontare un autore così immenso, perché la paura di dire stronzate è enorme. Spero di averne dette il meno possibile. Ciao Ferdinando, ciao Teresa, Paolo. Paolo, Roberto, Marcello, a presto, ciao ragazzi. Se avete qualche altra domanda, ragazzi, potete sempre lasciare un commento qui sotto a questo video di YouTube. Io sono sempre attento e rispondo anche a stretto giro di tempo. Oppure potete scrivermi, seguirmi su Instagram per scrivermi lì nei messaggi Flavio Sala Guitar, oppure la mia pagina Facebook Flavio Sala Chitarrista, oppure. Se vi iscrivete alla mia email list, rimaniamo in contatto. La mia email è flaviosala1@gmail.com. A presto, ragazzi. Buona settimana a tutti. Buona camicia a tutti, diceva quello. A presto, ragazzi. Un bacione a tutti.